possible now working. Sorry, no, sorry. Nuovo cinema paradiso, per un pugno di dollari c'era una volta il West, classica Ariano, ricorda Ennio Morricone. Per fortuna Tarantino non è uno che si lascia intimidire da una cornetta di una signora chiusa in faccia. E un po' di tempo dopo arrivò a casa bel pacco, con all'interno un centinaio di pagine ben rilegate, con un bigliettino che invitava Ennio e la signora Maria a leggere la sceneggiatura. Un omaggio al grande compositore italiano, ma anche un nuovo inizio per la rassegna arianese, ripartita proprio sabato sera. Ha rappresentato l'Italia, ci rappresenta e ci rappresenterà come compositore nel mondo. Quindi siamo orgogliosi, abbiamo fatto questo omaggio a Ennio Morricone e speriamo che questo concerto possa dare, diciamo, un nuovo inizio a Classica Ariano, un nuovo inizio alla gente che è venuta numerosa stasera per ricominciare quello che è stato il nostro percorso. Musica da Oscar nel Santuario Diocesano Madonna di Fatima con l'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da Giovanni Minafra, col soprano Antonella Giovine, testi e narrazione di Alessia Garofalo. Ci sono pezzi anche meno conosciuti di Morricone che sono bellissimi e credo che verrà sicuramente ricordato come uno dei compositori, come può essere stato anche Astor Piazzolla, quindi credo che Morricone rappresenti una forza dell'Italia, un compositore che sicuramente nell'ultima parte del secolo, quindi parlo del XX secolo, verrà ricordato nel tempo. Pubblico delle grandi occasioni, quindi, per il primo appuntamento della nuova rassegna di Classica Ariano.